Si aggira con affare sospetto ai bagni Isla Morada Dog Beach, poi in tutta tranquillità chiude i lettini uno dietro l'altro e li porta via. Peccato che sia stato ripreso da una telecamera fissa dello stabilimento balneare. Eccolo in azione, il ladro che l'altra notte intorno alle 3:30 ha rubato 30 lettini nella spiaggia di Ponte Sasso a Fano e probabilmente è sempre lui il responsabile anche del furto avvenuto ai bagni Carmen, poco distante, dove ne mancano altri 13. I gestori, amareggiati e arrabbiati per quanto accaduto, ieri hanno deciso di diffondere il video postandolo su Facebook nella speranza che l'uomo col cappellino bianco possa essere riconosciuto. È stata una strage in un periodo sicuramente non dei migliori, nel senso siamo in piena stagione, quindi il danno è ancora maggiore perché poi ci siamo ritrovati senza le attrezzature utili a lavorare, al danno economico del furto e all'impossibilità di recuperare, perché poi ecco, i colpevoli probabilmente sono già fuori paese e oltretutto con il forte dubbio che l'assicurazione copra un danno di questo tipo, perché appunto in spiaggia è sempre difficile capire se le assicurazioni coprono. Quanti ne avete in totale? Noi abbiamo 44 ombrelloni e avevamo 90 lettini e ne abbiamo rimasti 60. Quindi quanto si aggira il danno? Il danno siamo sui, il conto è facile perché sono circa 150 euro lettino, quindi siamo sui 4.500 euro oltre al mancato guadagno di non poter lavorare con queste attrezzature. Probabilmente aveva un complice questa persona, perché insomma portare via tutti questi lettini sicuramente non è semplice. Non poteva essere da solo, come anche i carabinieri ci hanno confermato, c'erano più persone e con un mezzo importante. Quindi avete sporto denuncia? Assolutamente sì, ci siamo ritrovati col collega negli uffici dei carabinieri per sporgere denuncia, per portare tutto quello che erano le prove, ruote, passi sulla sabbia e quant'altro, dai carabinieri per vedere se possono fare qualcosa, ma ci hanno già detto che sarà difficile. Non si esclude l'ipotesi che la refurtiva possa essere destinata ai paesi stranieri, in particolare a quelli dell'est. Resta il fatto che l'episodio ha riportato alla luce il problema della sicurezza. Infatti gli operatori balneari tornano a chiedere più controlli e l'installazione di telecamere di videosorveglianza almeno nei sottopassi. Io mi sono accorto di mattina quando sono venuto in spiaggia, era le 5 di mattina, 5 e un quarto così. Io ho visto che sono stati sciolti dei lettini, ho visto che mancavano e ho dato subito, ho chiamato mio padre, qua sono stati rubati i lettini, 13. E dopo mi ha chiamato Matteo dell'altra spiaggia qua, è venuto qua e ha detto guarda, a me ne hanno presi 30, stanno facendo man bassa nelle spiagge, quindi è una roba incontrollabile, perché le telecamere le metti ma non servono a niente perché eviti tanta roba. E poi che ci fosse più controlli alla notte, però non è facile. Secondo me mettere delle telecamere del comune nei punti, nei sottopassi, quello lì potrebbero fare loro. Per vedere almeno chi arriva e chi arriva e chi esce, per controllare un po' i punti strategici.